sono una specie di extraterrestre. In effetti la scrittrice mantovana, Gerda Ferri, dice che quando io sono entrato nella compagnia a Milano, negli anni subito dopo la guerra, in mezzo agli altri pittori, era arrivato un extraterrestre. Per me è stata sempre una passione, mi è piaciuto moltissimo. Ho dipinto grandi quadri, delle chiese anche per potermi guadagnare qualcosa, ma poi sono andato a Milano nel 1949. Mi sono presentato con dei piccolissimi quadri così al famoso Cardazzo, che è stato il più grande gallerista italiano e forse europeo. Mi ha scritto delle lettere per presentarmi a Parigi nel 1950. E sono andato a Parigi, ho venduto dei quadri, cosa stranissima che io così giovanotto andassi a Parigi e incontrassi, cioè, la galleria di André Breton, il capo dei surrealisti. Non trovavo molta comprensione nel mio paese come pittura. E Cardazzo mi metteva assieme ai grandi maestri europei, ma i critici d'arte mi dicevano che era un po' matto, un po' fuori luogo. Sono stato chiamato anche a Parigi, che volevano darmi del lavoro. Infatti mi volevano fare subito una mostra nel 1951, la Galleria Weill, che era la più importante. Poi dopo nel 1955 ho mandato quadri negli Stati Uniti e mi avevano chiesto di andare ad abitare negli Stati Uniti, ma a me non piaceva la città. Sono nato nella tranquillità, così mi era difficile. E quindi io, in un certo momento, io sono uscito da Milano, avevo la macchina, quando sono entrato, cioè sono uscito fuori, ho visto i campi verdi, il cielo pulito, dico, questo è il mio mondo. Sono rimasto fuori dal giro commerciale. Non mi sono mai voluto adattare alle mode e tutte queste cose. E subito dopo la guerra, facevo delle sculture che sono all'avanguardia, ancora da oggi, perché seguivo questo mondo diverso. Infatti le mie sculture di allora sono degli umanoidi. Il grande scultore Henri Moore mi ha scritto che erano interessantissime. E così anche altri scrittori, cioè altri artisti stranieri come Magritte, Dalí, tanti altri, gente che era andata oltre, piaceva molto la mia pittura. Anche Dalí ha detto che è un grande pittore, però io non sono un pittore, sono un extraterrestre.